LA Regina potrebbe perdere alcune delle sue celebrazioni del Giubileo di Platino, ha rivelato una fonte reale. Mancano solo poche settimane al Queen's Platinum Jubilee, ma ora crescono le speculazioni sul fatto che il monarca a lungo regnante potrebbe non essere in grado di partecipare ad alcuni eventi. La regina Elisabetta II celebrerà pubblicamente i 70 anni sul trono, ma i timori per la capacità del monarca di portare avanti il suo ruolo nella sua vecchiaia stanno crescendo in vista della grande occasione, la regina, che compirà 96 anni giovedì 21 aprile, si è ritirata da numerosi eventi negli ultimi mesi a causa della sua crescente fragilità. Il monarca, che si è recentemente ripreso dal coronavirus, si è ritirato dalle funzioni religiose del Giovedì Santo e del Matins di Pasqua nella Cappella di San Giorgio, a Windsor, questo fine settimana festivo. Dato che la regina ha trascorso una notte in ospedale lo scorso autunno e successivamente si è slogata la schiena, il palazzo ha con dispiacere cancellato la sua partecipazione a diversi eventi all'ultimo minuto. Di recente ha preso parte a eventi virtuali, ma ora si vede a malapena al di fuori del castello di Windsor, la regina mancherà il Giubileo di Platino. Una fonte di Buckingham Palace ha indicato domenica che la presenza della regina ai grandi eventi non sarà confermata fino al giorno in questione. Le celebrazioni giubilari si svolgeranno dal 2 al 5 giugno. La regina ha in programma di partecipare al maggior numero possibile di eventi durante lo speciale weekend festivo, tuttavia una nuova strategia di Buckingham Palace significa che non sapremo se la regina apparirà fino al mattino di un evento, una fonte ha detto a The Telegraph, il presupposto ora deve essere che la regina non sarà presente agli eventi. Se Sua Maestà parteciperà, sarà deciso il giorno e sarà accompagnata da un altro membro della famiglia reale. Tra i numerosi eventi che si svolgeranno durante il fine settimana, la regina molto probabilmente parteciperà al servizio di ringraziamento nella cattedrale di Staple il 3 giugno e all'Epsom Derby il 4 giugno.